Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, siamo al dicembre San Vitese, perciò abbiamo l'intervista al sindaco, a Monsignor Dario. Saluto immediatamente Davidino, saluto immediatamente, e poi saluto Cinzia del caffè, che ha un caffè speciale, mi raccomando, guardate il finale. Gorizia TV anche è arrivata a San Vito al tagliamento, si chiama, e io pensavo che questi due signori erano due vigili, invece cosa siete? Noi siamo due volontari per la sicurezza, sì. Facciamo parte di un'associazione di volontariato che collabora con la polizia locale e il nostro comandante è Achille Lezzi. Benissimo. E quindi dedichiamo parte, diciamo, del nostro tempo libero alla comunità e, visto che adesso siamo in tema natalizio, ci sono i mercatini, quindi stiamo andando appunto in giro per controllare, per vedere se tutto è in regola. Tutto a posto, come se che? Tutto a posto, sì. Se hanno le mascherine, certo, su. Certo, se vengono rispettate le regole. Le regole, esatto. Controlliamo i mercati. Esatto. Visto che siamo in zona gialla, c'è l'obbligo della mascherina. Usa la mascherina, metterla sul naso. Ecco, vedi che sicurezza che abbiamo qua. Allora, lei si chiama? Giovanna. Giovanna, un nome intanto portatissimo, è Giovanna d'Arco. Sì, ma non ha fatto una brutta fine però. No, ma adesso l'hanno fatta santa però, è già un buon segno. Sì. Lei? Lino. Il signor Lino, bene, allora volete fare un bel saluto a Gorizia TV? Certamente, allora salutiamo. Sì. E buon Natale a tutti, esatto. Buon Natale sereno, sì. Pieno di salute e di pace. Va bene, grazie mille e buon lavoro a voi. Grazie, buonasera. Prima di partire, noi facciamo adesso questo mercatino, però noi vogliamo salutare anche Davidino che ci guarda sempre. Sì. Salutiamo Davidino che ci guarda sempre, salutiamo Monica. Fai un saluto al Davidino, che ci guarda sempre. Ciao Monica, ciao a tutti. Ecco, noi lo salutiamo visto che lui ci segue, no? Ecco, allora noi facciamo questo. Avete visto come ci sono persone che appena che entri ti controllano se c'hai su la mascherina o giù la mascherina? Ecco, io vi faccio vedere il mercatino, siamo a San Vito al tagliamento. Salutiamo il vostro sindaco, che come si chiama il vostro sindaco? Non lo sa, gli daremo 5 di voto, no? Ti daremo 5. Non sono mica di San Vito. Ah, non sei di San Vito? Ecco qua, guarda i bar, bello. Vedi? Qua siamo i mercatini, adesso facciamo il giro di qua. Andiamo a vedere un attimo San Vito alla porta. Cosa? Guarda, aspetta. Ma come mai è illuminata la torre? Facciamo un giro così. Ecco. Ecco. Entriamo nella piazza. Vediamo la piazza di San Vitto. Però come mai che la torre non è accesa quest'anno? Probabilmente andiamo a vedere un attimo com'è la situazione qua. Mercatini. Andiamo a vedere. Ecco, oh guarda, c'è la pista di ghiaccio. Ui là là, San Vito. La pista di ghiaccio. Guardate un po', c'è solo, vedi, mette a posto la pista, lì dietro c'è il comune, penso che è un nuovo sindaco mi sembra quest'anno, ecco qua, sì. Allora sì, vuoi prendermi un po' di calze? Grazie, prenda pure, sì signora, sì. Sono 5-6 colori, vedi? Guardiamo qua. Io faccio intanto il giro. Ecco qua, questa è la pista di ghiaccio, questo sta mettendo a posto la pista, vedete? Poi dovremmo andare, ho già deciso, vediamo un po', se con Zotti andremo a Monfalcone.
andremo a Monfalcone. No, 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 cafeina adesso no, grazie. Ecco qua. Opa, ho visto un tombino. Ma si muove, però. Va bene. Non so, ma tu dici che stanno già baraccando, famiglia? Eh beh, ma cos'è? Sono le 5 appena. Boh. Ha tutto il giorno che sei qua. San Vito. Sì. Bene. Sì? Ah sì. La loggia, ecco la loggia. Oh, andiamo a vedere dentro, vai. Andiamo a vedere dentro la loggia. Guardate un po', questa è la loggia di San Vito. Sì. Oh. Andiamo a vedere da vicino. Guardate. L'albero. Allora, l'albero di Gorizia assomiglia, che ci dirà Zoppi, il costo dell'albero. Il costo dell'albero. Sì, ho capito. Il costo dell'albero dell'albero di Gorizia costa 40.000 euro. Vedremo, questo qua non credo che costerà 40.000 euro, no? Ecco qua. Vieni, andiamo a vedere. Ecco qua, vediamo, faccio vedere un attimo il mercatino, il mercatino, il mercatino, guarda il mercatino. E cosa facciamo? Andiamo qua. Già che ci siamo, facciamo vedere anche la chiesa di San Vito. Guardate che campanile, ragazzi. Eh? Bene, cari amici, stiamo andando in chiesa. C'è un bellissimo concerto, ma sono arrivato in ritardo. Veramente mi è dispiaciuto moltissimo. Guardate il finale. Già che c'è la messa. Sentite un po' la messa. Dell'esibizione a tutti i musicisti, veramente straordinari, ovviamente a
al maestro Gioacchino Perisano, che come sempre è il motore vivo veramente del innovativa di questo dicembre sanvitese, la vostra esibizione che si inserisce in un modo veramente piacevole, corretto, opportuno e impreziosisce in modo significativo quello che è il vivere sanvitese a Natale nel modo più genuino possibile. Quindi veramente grazie di cuore, grazie a tutti voi, io approfitto di questo momento per augurarvi Buon Natale, delle serene feste con le vostre famiglie, un sereno anno nuovo, perché da queste riflessioni, da questi momenti di grande coinvolgimento, l'auspicio che tutti noi abbiamo che il 2022 sia veramente un 2022 che rappresenti, un anno che rappresenti la rinascita e il rilancio per il nostro paese. Un anno fa eravamo in lockdown, vi ricordate? Quest'anno no, sicuramente le vaccinazioni hanno fatto il loro effetto nel vero senso della parola, oggi siamo già un po' più sereni, ma l'auspicio di uscire definitivamente da questa crisi sanitaria, da questa situazione per certi versi terribile, vogliamo lasciare alle spalle tutte le preoccupazioni per guardare il futuro con entusiasmo e ottimismo. E quindi penso che il pensiero di oggi e le emozioni di oggi vadano in questa direzione, verso un futuro sereno per tutti. Da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, a tutti voi, tanti tanti auguri per un Natale sereno e per un felice anno nuovo. Tanti auguri e buona serata a tutti. Non dobbiamo ignorare
ma nel nostro cuore è sempre notte e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in solitudine, ognuno di noi è sempre più solo e dunque vieni sempre, Signore. Vieni, Figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti e dunque vieni sempre, Signore. Vieni tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello se prima non è in comunione con te, Signore. Noi siamo tutti lontani e stranieri, ne sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni, Signore, vieni sempre, Signore. Grazie. Allora, senti, abbiamo Gorizia, noi siamo Gorizia TV, allora siamo arrivati un po' in ritardo, però abbiamo un nuovo sindaco che somiglia anche a un Richard Gere qua, da come che si nota. Senta, il suo nome, scusi? Alberto Bernava. Nuovo sindaco, com'è stato? Com'è il momento, il suo lavoro adesso in questo momento? Molto, molto impegnativo. Molto impegnativo. È entusiasmante, è chiaro, siamo all'inizio, quindi c'è tutto l'entusiasmo dell'avvio di una grande esperienza, molto impegnativo soprattutto perché l'emergenza Covid ha portato, ha posticipato le elezioni a ottobre, quindi noi ci siamo trovati nella necessità di correre molto per organizzare il dicembre San Vitese e quindi siamo riusciti in tempo record a organizzarlo e oggi ci troviamo chiaramente a vivere tutti questi eventi col massimo coinvolgimento, proprio perché coinvolgono la comunità, coinvolgono tutte le nostre associazioni del San Vitese e quindi viviamo veramente con grande entusiasmo e anche con un po' un senso di sfida, chiaramente le opportunità che abbiamo per portare avanti tutte le iniziative che una grande comunità di San Vito merita. Senta, signor sindaco, dobbiamo fargli anche i complimenti perché io sono venuto, ho filmato le bancarelle, ho visto che avete anche la pista di ghiaccio per i bambini. Sì, questa è stata la novità. Bello, bello. La novità di quest'anno è una novità introdotta dalla nuova amministrazione e richiesta da tanti anni dalle famiglie e dai sanvitesi. Siamo riusciti a accontentarli quest'anno con una bella pista molto 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 frequentata e siamo riusciti anche, dato, non so se avete visto, c'è un cantiere dietro che ci auguriamo termini a breve, ma abbiamo, con un disegno straordinario di Antonella Sandron, che è un artista sanvitese, abbiamo creato questa gigantografia chiudendo il cantiere e rendendo tutto lo spazio molto più natalizio, proprio con un disegno natalizio con gli animali di San Vito. Sì. Quindi è un significato veramente per noi profondo. Questa è la vitalità che noi vogliamo a San Vito. Bene, comunque questo sindaco Richard Gere sta lavorando veramente molto bene per questa comunità, eh? Vabbè, insomma, siamo ancora all'inizio. All'inizio. Speriamo che fra qualche tempo il risultato sia apprezzato da tutti. I primi segnali sono molto molto positivi e ci auguriamo di andare avanti così, con questo entusiasmo, con la nostra squadra giovane e con gli impegni che chiaramente dovranno portarci a realizzare i nostri obiettivi programmatici. Allora, intanto grazie e se vuoi fare gli auguri di buon Natale. Auguroni anche a voi per un 2022 di rinascita. Speciale, no? Sì. Senta, signor sindaco, la saluto, ci vediamo e buon lavoro a lei. Grazie, buon lavoro a voi. Buonasera. La TV, intervistiamo Don Dario, il parroco di questa bellissima chiesa e di questa bellissima iniziativa. Monsignore, giusto? Sì. Monsignore, ben mi sta dicendo, eh? Bene, allora, vuol dire qualcosa, visto che noi siamo di Gorizia TV, ma ci vedono in tutto il mondo, a parte tutto. Grazie di questa occasione. È un appuntamento tradizionale, era la 27ª edizione del concerto di Natale diretto dal maestro Gioacchino Perisan e il coro Città di San Vito insieme all'ensemble trombe, all'arpa
che hanno donato il messaggio di Buon Natale non solo alla parrocchia, ma in questa circostanza grazie alla TV Gorizia anche a tantissimi altri telespettatori. Il Natale ci ricorda che nel bambino di Betlemme Dio ci viene incontro, e questa verità semplice ma profonda ha sempre esaltato l'intelligenza e il cuore dell'uomo per trasmettere, ecco, l'amore di Dio a tutte le persone, anche attraverso l'espressione artistica e musicale. E questo dono, ecco, possa raggiungere i cuori di tutti gli uomini e di tutte le famiglie per un Natale sereno e un anno nuovo, ecco, speriamo che sia speciale. Sì, speciale, che si possa superare, ecco, questa crisi sanitaria. Speriamo. Allora, senta, Monsignor Dario, lei c'ha, a parte che c'ha un nome potentissimo, uno, Dario, e poi, seconda cosa, bellissime le parole di quel poeta che ha letto nel finale, che è veramente molto padre toccante. Padre Davide Turoldo, sì, veramente... una poesia nata dalla sua vena poetica e spirituale, e nella notte, ecco, la luce viene a rischiarare, ecco, in questa notte che ci sono in tanti cuori e anche nella storia di oggi, ecco, possa la luce di Gesù Bambino rischiarare e portare luce di nuovo nella nostra storia. Grazie, vuoi farci gli auguri? Tantissimi, tantissimi auguri e buon Natale e buon anno nuovo a tutti quanti. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro a lei. Grazie. Allora, questo è il patriarca che ha anche ideato questa bellissima chiesa, questo duomo che è veramente molto bello. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a beccarlo ancora da vicino. Eccolo lì. Ah, perfetto. Sì. No. Eccolo qua. Bene, allora siamo alle fasi di conclusione, adesso vi faccio vedere la pista di ghiaccio con la gente, guardate i bambini come che vanno, i grandi, è una cosa veramente speciale, grandissimo questo grandissimo sindaco, veramente grandissimo, l'ho detto due volte, e pare anche giusto perché è un grande personaggio, nuovo sindaco di San Vito, che si chiama, signora? Bernava, con la B, Bernava, grazie generale. E questo è il sindaco di San Vito, un grandissimo personaggio che da poco tempo ha dato lustro veramente a questa cittadina che è veramente grande. Poi andremo a bere un bellissimo, un buonissimo cappuccino, dove? Dalla grandissima Cinzia. Allora vi ricordo, cari amici, andate a bere questo cappuccino che vale la pena, non solo cappuccino, ma quello che volete, e sarete serviti veramente in un modo speciale. Guardate qua come che vanno con la pista di ghiaccio. Salutiamo salutiamo il Davidino, salutiamo Monica, salutiamo Alessio e anche il Maritino, vero o no? Michele, bene. Allora, quasi siamo alle fasi di conclusione, cari amici. Gorizia TV è sempre a San Vito, ho fatto tantissimi servizi. Bene. E adesso andiamo a bere il cappuccino finale, dalla bellissima Cinzia. Siamo venuti a bere un buon del Sagittario. Vai, e chiudiamo il servizio qua. Ecco qua. Si sta fuori, non c'è problema. Salutiamo la signora, eccola qua, e salutiamo Cinzia. Ciao Cinzia. Ciao. Buon lavoro. Grazie. Un saluto a Cinzia e mi raccomando, quando venite a San Vito andate a bere il cappuccino dalla Cinzia. È chiaro, no? Bene, allora chiudo qua il servizio col dicembre di San Vito.